Buon pomeriggio, bentrovati con l'edizione completa del telegiornale di RT Calabria. Come avete sentito dai titoli, in apertura di telegiornale parliamo della protesta senza sosta per la salvezza del tribunale di Rossano. In 5.000 questa mattina hanno bloccato la strada statale 106. Sono stati in 5.000 circa a bloccare la statale SS106 per la salvezza del Tribunale di Rossano. Un altro gesto estremo perché il presidio di giustizia resti lì dove sta. Una protesta sostenuta anche dai sindaci del territorio presenti con le loro fasce tricolore. Una manifestazione pacifica e composta, durata fino al calar della sera. L'obiettivo è di quelli superiori, nessun tentennamento dunque. Neanche dalle istituzioni, presente infatti tra gli avvocati il presidente della provincia di Cosenza, Gerardo Mario Oliverio, e il presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico. Intanto da Roma arriva un lumicino di speranza per l'incontro tra il governatore della Calabria Scopelliti, il sindaco di Rossano Giuseppe Antoniotti e il ministro Cancellieri. Il primo cittadino Antoniotti ha richiesto con fermezza una revisione del provvedimento perché non venga inferto un duro colpo alla possibilità che la legalità regni in territorio bizantino. Oltre un anno, per la verità. Il consigliere comunale di maggioranza Sergio Evitale invita l'amministrazione comunale crotonese a chiedere all'ENI di versare l'ICI in relazione proprio della presenza delle piattaforme nel mare crotonese, così come già accaduto in altri comuni. Consiglio comunale questa sera che verterà non solo sulla TARES e sul regolamento comunale, ma soprattutto per suo merito ICI sulle piattaforme, ce ne parla? No, non è merito mio, è merito della Commissione che ha analizzato il problema alla luce delle ristrettezze finanziarie. I comuni sono senza una cassa cospicua per dare risposta ai cittadini e quindi si affannano nel cercare quali sono le possibili entrate. Il comune di Crotone, voglio ricordare, che è interessato dalla presenza di piattaforme petrolifere. In altri paesi di Verasca e dell'Adriatico soprattutto i comuni si sono mobilitati con diversi gradi di giudizio, di sentenze tributarie e di sentenze insomma, giurisdizionale. E chi si trova avanti, chi si trova un po' molto più avanti oppure un po' più indietro. Il Comune di Crotone non ha mai preso in considerazione questa situazione, per cui a nome della Commissione che abbiamo votato negli ultimi giorni presenterò un ordine del giorno perché il Comune si attiva ad avviare tutte le azioni in grado di mobilitare insomma, quello che è possibile mobilitare al fine di non restare scoperte. Eventualmente diciamo, queste sentenze dovessero essere confermate e se diciamo, l'ENI dovesse risultare soccombente nei diversi giudizi. Certo che non possiamo stare fermi, c'è molta giurisprudenza, io stesso nei prosegui del lavoro insomma, cercherò di dare qualche notizia al Comune, al Sindaco, alla Giunta, sempre a nome della Commissione perché è una cosa che non possiamo trascurare assolutamente. Se lei si è mosso significa che questo è un percorso percorribile? Ma certo, insomma io la Commissione diciamo, sono rincorata diciamo, e affrancata dal fatto che abbiamo un po' materiale, molto materiale abbiamo esaminato, dal quale risulta che è possibile la questione, perché qualcuno ritiene, credo, all'interno del Comune che questa cosa non sia possibile per il fatto che non è accatastato. Questa è una sciocchezza perché gli immobili ad uso residenziale o ad uso commerciale devono essere accatastati. Le piattaforme oppure altre attività produttive, superfici coperte, non è necessario che vengano, no, per così dire, accatastate. Insomma, lì il catasto serve per individuare il valore, cioè perché la tassa va applicata sul valore dell'immobile. Si fa riferimento al catasto perché il catasto attraverso la rendita catastale moltiplicato per un coefficiente dà il valore di quell'immobile, quindi lo 0,30 va applicato sulla rendita catastale che è il risultato di qualche cosa, non è di un processo logico piuttosto che la somma o la differenza tra due numeri. E certe volte sulle cose bisogna ragionarci meglio, insomma, essere più incisivi. Il problema è che questo sta a dimostrare, secondo me, che le politiche dell'entrata non hanno una buona sorte all'interno del comune. Si pensa e magari poi si piange quando si deve spendere con molta facilità, però a rincassare non ci siamo. Forse non si ha questa voglia di aggredire, non lo so, però non è che possiamo aumentare le tasse e far aumentare anche le diseguaglianze, per chi non paga insomma, fa aumentare questo criterio di diseguaglianza. È un'aggiunta che si ispira ai criteri riformisti di sinistra, di centrosinistra, a queste cose deve guardare con molta attenzione.
I carabinieri di Scandale, in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Crotone, hanno arrestato un operaio 67enne per maltrattamenti alle figlie minorenni. Le ragazze avrebbero subito violenze sino a quando, sostenute da un assistente sociale, hanno denunciato il padre. L'uomo una volta ha scagliato un bastone contro la figlia 13enne facendola cadere, un'altra volta l'ha colpita con una paletta di ferro. La figlia 15enne invece è stata picchiata con una cinghia. Il deputato del PD Ernesto Magorno ha firmato una interrogazione per chiedere lumi sulle operazioni di svuotamento dei laghi Silani. Si è rivolto al ministro dell'Ambiente Orlando circa le operazioni di svuotamento dei laghi Silani, il deputato del PD Ernesto Magorno, firma di una interrogazione nei giorni scorsi per chiedere lumi su un provvedimento ritenuto scellerato. Credo che, insomma, intanto qualcuno ci deve rispondere. E ci deve rispondere per chiarire due questioni. La prima, se sono state rispettate le procedure amministrative per poi iniziare allo svuotamento. E se poi, per quanto riguarda lo svuotamento, soprattutto per diciamo, la rimozione dei fanghi, dei detriti, c'è già un progetto chiaro. I fanghi e i detriti dove verranno portati? Tonnellate e tonnellate di detriti che potrebbero essere un fattore inquinante per esempio per il fiume, che potrebbe portarli a mare, ma inquinante anche per tutto ciò che c'è intorno. Quindi noi vorremmo capire che cosa accadrà. Credo che nei prossimi giorni qualcuno ci dovrà rispondere. So che l'altra sera a Crotone c'è stata una iniziativa promossa dal sindaco, ci sono stati i presidenti di due province, c'è stato Nicoletti che è responsabile delle cambiende regionali. Io ho parlato con Realacci, lo rivedrò domani in Parlamento, chiederò a lui di fare un'iniziativa in Sila per chiedere intanto che cosa accadrà. Io voglio immaginare che si sta procedendo secondo le regole con un progetto chiaro. Insomma, andiamo a leggere quello che accadrà. Un'azione che probabilmente ha avuto gli effetti sperati. Il Ministero ha infatti richiesto nelle ultime ore il blocco delle operazioni di svuotamento. Circa 2.000 libri di testo universitari, scuole medie e superiori privi del talloncino di copia omaggio e 70 copie di libri illecitamente riprodotte sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Catanzaro. Scoperti anche 7 lavoratori in nero e denunciate 5 persone. L'indagine dei finanzieri si inserisce nelle attività contro l'evasione fiscale, il caro libri e per affidare ad enti e organizzazioni la consegna dei testi scolastici alle famiglie meno abbienti. È stato presentato nella mattinata di ieri presso la sala giunta della provincia di Crotone il corso di formazione per assistenti familiari. Un corso di formazione per assistenti familiari, da dove nasce questa esigenza? Ma nasce dalla realtà più viva di questo territorio che sta vivendo una crisi politica, sociale ed economica. Allora un ente che si occupa della politica e del territorio deve fare attenzione a queste richieste che vengono da questo mondo. È il mondo di coloro i quali in famiglia assistono dei propri cari, non autosufficienti, anziani, e che lo fanno spesso in maniera di pressappochismo o di non conoscenza di quelle materie di base per dare una qualità all'assistenza. Questo corso, che darà un attestato di partecipazione, è comunque una formazione nel campo medico-legale, psicologico, permetterà poi, una volta ritornati nelle proprie case, di dare quell'assistenza che ogni autosufficiente, ogni disabile si aspetta. Ecco, un corso per quante persone? È un corso che è finalizzato a 20 persone, è un fiore all'occhiello di questo corso e che è aperto anche agli stranieri. Sappiamo che questo tipo di approccio di badante è stato aperto dagli stranieri. Allora noi diamo l'opportunità agli stranieri che abbiano però lo specifico residenza nella provincia di Crotone di poter partecipare in maniera tale da dare loro anche una formazione qualificata e attraverso poi l'istituzione di un albo provinciale delle badanti e dei badanti, perché ormai è anche un fenomeno al maschile, e aver riconosciuto il proprio ruolo, perché sennò altrimenti potrebbe continuare ad alimentare quel lavoro nero, il lavoro scuro, e che alcune volte purtroppo, leggiamo dalla stampa, sfocia in situazioni penali.
Questa mattina in provincia il vicepresidente Durante insieme all'assessore Capocasale hanno presentato un progetto importante per le famiglie. Sì, abbiamo presentato un corso di formazione di assistente familiare rivolto a tutti gli interessati, in particolare a quelli che già svolgono questa attività ma che non hanno, diciamo, la competenza o la professionalità adatta. È un corso di 300 ore rivolto anche ai giovani che prevede come titolo di accesso la scuola dell'obbligo. Possono partecipare anche gli stranieri che sono residenti nella provincia di Crotone e che hanno un titolo equipollente a quello della terza media. Il corso, diciamo, prevede anche un'indennità, una diaria di 1,28 € all'ora e un rimborso spese fino a 250 euro, diciamo, per le spese di viaggio o di vitto e quant'altro. Quando partirà questo corso? Allora, il corso, le domande si possono fare entro il 23 settembre alla Ital Sistemi, che è un ente accreditato, un ente di formazione che insieme ad UNATI, appositamente costituito, dalla WISP, dall'AMAF, dall'Associazione Amici di Don Vitetti ha predisposto, diciamo, questo corso alla rete, diciamo, che possono partecipare con la loro domanda presso questo ente di formazione entro il 23 settembre e i corsi avranno inizio il 21 ottobre. Sono più di 27.000 i passeggeri che sono transitati dall'aeroporto di Lamezia Terme in un solo anno di attività dalla compagnia aerea low cost Volotea. Traguardi come questi, afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italia, ci riempiono di orgoglio e premiano la nostra strategia. Siamo felici, continua, di poter festeggiare il primo compleanno a Lamezia, che incarna perfettamente la tipologia di città in cui vogliamo essere presenti con la nostra flotta di Boeing 717. Con Luigi Tallarico, segretario regionale CISL della Sanità, abbiamo parlato della situazione inerente alla sanità in Calabria. La sanità oggi nel territorio, guardando proprio Catanzaro e Vibo. Sì, guardando Catanzaro e Vibo, lo accennavo prima. Vibo intanto è ancora un ASP commissariata. Rispetto a Crotone è più complessa per una serie di circostanze. Lo accennavo, Crotone ha una sola struttura pubblica, Vibo ne ha più di una, che hanno subito a loro volta dei ridimensionamenti, con un territorio che sicuramente, come Crotone, è abbastanza frastagliato. Ci sono molti paesini che soffrono, ecco, la mancanza di medicina territoriale, e hanno perso, ancor più rispetto a Crotone, il riferimento della struttura pubblica ospedaliera che era, almeno fino a poco tempo fa, più vicina rispetto ai nostri paesi. Mi spiego meglio, nel senso che paesi come Savelli, Verzino, Pallagorio, Castelsilano sono a una certa distanza da Crotone. Per quanto riguarda il Vibonese, la presenza di altre strutture pubbliche sul territorio provinciale accorciava un po' le distanze. Oggi quelle strutture di riferimento hanno avuto comunque un ridimensionamento, quindi soffrono ancora più di noi di questa mancanza di servizi territoriali. Catanzaro è una situazione molto più complessa, perché lo stesso Tavolo Massicci in più occasioni sta ribadendo la necessità di coniugare meglio la sanità a Catanzaro, sia quella pubblica che privata. Quella pubblica perché ancora c'è questa distinzione tra l'ospedale Pugliese Ciascio e il Mater Domini, quindi per il Tavolo Massicci nella stessa città, per l'entità dell'utenza di Catanzaro, questa distinzione non avrebbe senso, quindi vorrebbero, ecco, si arrivasse a un'unica struttura. E a questo è legato, diciamo, la situazione poi dell'ASP territoriale, molto molto complessa, perché l'ASP territoriale di Catanzaro ha una serie di ospedali sul territorio che hanno avuto anche un ridimensionamento importante. Accanto a questo c'è il problema delle strutture private.
È partita con un incontro dal titolo Dal PIL al BES, la parte convegnistica di Invasioni 2013, il nostro servizio. Dal PIL al BES è stato il titolo dell'incontro che ha aperto la parte convegnistica di Invasioni 2013, un incontro sul tema della felicità e del benessere, fil rouge dell'intera manifestazione. Abbiamo, oltre che al tradizionale tema di Invasioni, che è un po' anche legato a questa idea di città accogliente, una città anche, vuol dire, che ha fatto tesoro del rapporto con gli stranieri, con gli invasori, che nella storia, diciamo, sono stati qui a Cosenza, e ha creato un rapporto di reciproca contaminazione culturale. Quest'anno abbiamo voluto dare un tema, grazie anche al suggerimento di Franco Dionesalvi, che è il fondatore di questo festival, che secondo me è molto contemporaneo, che è proprio quello che riguarda il superamento di questo parametro, che ormai, voglio dire, già da tempo, per la verità, non è più adatto, perché è un parametro soltanto di tipo quantitativo, che è riferito appunto al prodotto interno lordo come indice di sviluppo di una società, al superamento appunto di questo parametro, con un parametro invece che metta insieme anche degli aspetti di natura qualitativi, molto più idoneo a quelli che sono anche le situazioni che oggi purtroppo stiamo vivendo a seguito della crisi economica, che ha un po' travolto tutta una serie di interessi che sono legati anche a questo mondo del consumo, quindi della produzione. Due realtà a confronto, Cosenza e Pavia, distanti geograficamente ma con molti punti in comune. È da molto tempo che insisto sulla necessità di trovare nuovi modi di capire, di vedere, di interpretare il benessere. Il PIL, il prodotto interno lordo, racconta alcuni aspetti della nostra vita, gli aspetti, diciamo, più monetari, più quantitativi, ma il BES, il benessere eco sostenibile, potrebbe raccontarci qualcosa di più, qualcosa di diverso e comunque qualcosa di qualitativamente più interessante. Per questo abbiamo messo in parallelo due realtà così distinte, distanti, come il comune di Cosenza e il comune di Pavia, che però hanno, insomma, in comune diverse cose. Sono due cittadine di 70.000 abitanti, hanno due università importanti nel loro territorio, guarda caso di entrambe di 30-35.000 studenti. Insomma, questa ricerca sul BES di Pavia e di Cosenza potrebbe insegnarci qualcosa e potrebbe anche raccontarci che, nonostante il reddito disponibile dei cittadini di Pavia sia notevolmente superiore a quello dei cittadini di Cosenza, non è detto che il BES di Cosenza, insomma, sia così significativamente inferiore a quello di Pavia. E la città di Crotone si rifà il look grazie agli interventi al verde pubblico coordinati dall'assessore comunale Claudio Molè. Assessore, parliamo di verde pubblico. Siccome sta per iniziare la scuola, state già operando degli interventi importanti e in favore appunto degli studenti che fra qualche giorno torneranno a scuola. Parliamo di verde pubblico, spieghiamo un po' nello specifico di che si tratta. Sì, noi, avendo la fortuna di avere delle scuole con dei grossi parchi, quindi naturalmente si sa, nel periodo, diciamo, meno frequentata, che ci sono state le ferie, un po' è cresciuta l'erba, quindi giustamente abbiamo fatto subito una programmazione proprio per dare la possibilità ai nostri ragazzi, appena arrivano il giorno 16 a scuola, di trovare tutto pulito. E visto e considerato che il tempo ce lo consente, abbiamo ancora delle belle giornate, dare loro la possibilità di utilizzare questi parchi sia per i giochi e sia per fare delle passeggiate insieme alla loro prof, per iniziare, insomma, naturalmente l'anno scolastico nel migliore dei modi. Un occhio di riguardo quindi agli studenti, priorità, però ci sono anche degli altri interventi che state portando avanti. Mi ha parlato della gestione delle villette, a chi e perché? Sì, abbiamo fatto un bando circa 3 mesi fa, sono state assegnate 3 villette a Crotone, come è già uscito anche su una notizia sui giornali. Abbiamo reperito dei soldi per quanto riguarda anche rimetterle a posto nelle royalty, dove abbiamo fatto 3 progetti importanti, anzi sono 4, compreso anche Padre della Patria, Piazza Padre della Patria, e quindi li stiamo riqualificando per poi consegnarle definitivamente con un contratto con queste vincitori di bando. Ma non solo questo.
questo abbiamo anche messo in campo un altro tipo di adozione, che è quella che stiamo, il verde pubblico lo stiamo dando in adozione alle ditte che vogliono farsi della sponsorizzazione, dove loro nell'arco dell'anno terranno pulite queste aiuole. Abbiamo dato in concessione circa 4 rotonde a Crotone, e quindi voglio dire, stiamo facendo proprio questo tipo di campagna per sensibilizzare le aziende, ma soprattutto i cittadini, a mantenere il verde, perché quando una città riusciamo a tenere il verde pubblico in un certo modo pulito, significa che il 50% della pulizia è già stata fatta. Era ora, possiamo dirlo, perché insomma, una città ha sempre bisogno di verde, il verde è bello, ma porta tantissime cose positive. Sì, sicuramente il verde ci vuole, il polmone che ci permette di respirare aria pura, sicuramente a parte l'abbellimento. Penso che se non viene gestito bene può diventare una lama a doppio taglio, nel senso che al posto di essere bello può diventare una cosa brutta. Io chiedo una collaborazione a tutti i cittadini, c'è chi, devo dire la verità, viene nel mio ufficio, ne parliamo assieme, abbiamo risolto tanti problemini, chiedo proprio da qua la collaborazione a tutti, perché mi rendo conto che Crotone non è una città con poco verde, anzi posso dire che da una mappatura fatta Crotone è ben servita per quanto riguarda il verde, c'è da lavorare tanto e sicuramente una mano dei cittadini fa veramente cosa gradevole a me, ma soprattutto alla città. C'è da lavorare tanto, scusate, c'è bisogno di tanto verde, ma c'è qualche idea, qualche progetto che è in cantiere per arricchire ancora di più la nostra città di zone con tanto verde? Sì, io con l'ingegnere De Martino e i suoi collaboratori abbiamo visto che la zona scoperta onestamente è la zona di Fondofarina. Oggi Fondofarina vanta circa 20.000 abitanti, ormai è diventato, non è più un quartiere secondario, ma sicuramente è un'arteria importante della nostra città. Lì abbiamo visto, abbiamo fatto da un sopralluogo e uno studio particolare, abbiamo visto che Fondofarina in quelle zone ha bisogno di verde. Stiamo facendo una progettazione, speriamo che alla fine di quest'anno riusciamo a portarla a termine con una certa copertura finanziaria per regalare un polmone anche in quella zona, perché ci rendiamo conto che c'è tanto mattone e poco verde. La musica di Alan Sorrenti ha intrattenuto i partecipanti alla presentazione del nuovo roster della De Seta Pallavolo di Cosenza, performance dance al Sand Beach di Cittadella. Esibizione coinvolgente e trascinante quella del noto cantautore napoletano Alan Sorrenti, una performance giunta nell'ambito della presentazione del nuovo roster della De Seta Pallavolo Cosenza che si è svolta al Sand Beach di Cittadella del Capo. Si è concesso i microfoni con grande disponibilità a Sorrenti, parlando dei suoi più grandi successi del passato, ma in grado nel presente di far cantare anche le nuove generazioni. Mi sento ospite di questa cosa, non è un concerto, è così riproporre in brevissimo tempo alcune fasi così della mia attività, della mia vita musicale, diciamo quelli che sono più ricollegabili alla dimensione pop popolare, insomma. Quindi è un intervento, come dire, più che un intervento è un incontro addirittura. Dice Alan Sorrenti, pensi ad un pezzo importante, che tu sei l'unica donna, per me un pezzo cantato anche dalle nuove generazioni, anche se un po' datato. Ma forse perché sono poi contenuti universali, come Figli delle Stelle, è un contenuto, ha un messaggio oggi ancora più attuale. Forse anche per il fatto che questi brani sono stati realizzati in America da un team insieme, a un team di lavoro che in qualche modo era già di per sé avanti, perché parliamo di una certa dimensione LA Sound di metà degli anni 70 a Los Angeles. Ed erano musicisti tutti incredibili, la David Foster, Steve Lukather, Jeff Porcaro a batteria. Quindi è nato fuori, con una creatività mia in crescendo, un qualcosa di particolare e di qualcosa che nel suo contenuto è universale ed è durato nel tempo. E io non finirei mai di essere grato per questo, perché è il massimo per chi canta e scrive le proprie canzoni, che delle proprie canzoni rimangono nel tempo. Cerchi ancora una volta a me.
Una scossa di terremoto magnitudo 3.6 è stata registrata a mezzanotte e un minuto al largo della costa ovest della Calabria davanti la provincia di Vibo Valentia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 213,2 km di profondità ed epicentro ad oltre 20 km dalla terraferma. Non si hanno per fortuna segnalazioni di danni a persone o cose. Il nostro telegiornale termina qui, adesso la pagina sportiva, prossimo appuntamento come sempre alle 17. Grazie per averci seguito, arrivederci.